Allora ragazzi, eccoci qui, sto parlando a bassa voce perché sono sulle scale praticamente. Parto da fuori perché vi volevo far vedere il festone natalizio che abbiamo appeso fuori la porta, che è stupendo, a me piace tantissimo. L'ho realizzato appunto io con questi festoni, l'ho arrotolato, insomma ho fatto tutto da capo, dall'inizio. L'ho addobbato, insomma l'ho bloccato, ci ho messo tutte le cose, la neve, e quindi è molto bello perché io non si trovano facilmente questi festoni così grandi, oppure costano tantissimo, e quindi ve lo volevo far vedere. Subito dietro la porta invece, quindi internamente, abbiamo quest'altro festone stupendo che è stoffa, che ho comprato io, Michela, è fatto interamente a mano. Infatti volevamo realizzare anche noi una cosa del genere e se ci pensate non è per nulla difficile farlo, entrando nei dettagli. E quindi sta all'interno della casa, vicino alla porta. Poi vicino alla maniglia abbiamo Babbo Natale, questo è vecchissimo ed è un ricordo molto carino e lo mettiamo sempre qui vicino alla porta all'interno, questo suona anche ed è carino perché lo regalò una cugina di mio padre che non c'è più, a mia mamma, e quindi mia mamma ci tiene tantissimo. Poi vi faccio vedere anche le stupidaggini particolari, piccolissimi. Poi abbiamo, vi faccio vedere pure le piccolezze, tipo questo alberello che ho appeso qui vicino al citofono, che è in legno ed è intarsiato tutto traforato con le stelline eccetera, è un albero di Natale, e questo l'ho preso l'anno scorso al castello di Limatola. Per chi è di qua praticamente sa che lì fanno questi mercati di Natale stupendi fino all'8 dicembre e sono bellissimi, insomma se non ci siete mai andate andateci perché è carino proprio da vedere, da fare un tour lì dentro. Abbiamo questo tavolino tipo console che c'è all'entrata, c'è Chicco Richicco, è curio Chicco che è curioso, deve vedere, deve venire sempre a pressione a vedere che stiamo facendo. Questo tappeto che vi feci vedere, non mi ricordo se ve lo feci vedere, ma che ho acquistato da Primark, mi piace tanto, è dorato, damascato dorato. Poi abbiamo, allora, in particolare abbiamo messo questa candela che c'è sempre, però ci abbiamo messo il particolare della coroncina natalizia, quindi col rosso. Abbiamo messo questo centro che è molto carino, che è una stella di Natale, questa candela che ci è stata regalata, poi questo poggiataschi che appunto è tema natalizio in rosso, quest'altra candela carinissima, insomma un sacco di cose. Poi c'è questa palla di Natale bellissima che ha comprato mia sorella sempre a un mercatini, sempre fatta a mano, è bellissima, è trasparente, all'interno tutte queste cose dorate con le stelline, poi è fatta a mano con la lana, è troppo carina, è un angioletto. Qui sotto ragazze abbiamo questa palla di Natale che è fatta a mano, me la fece una mia amica, è bellissima, e l'abbiamo appesa appunto qui alla maniglia. E poi abbiamo questa è carinissima, praticamente è un come si chiama, un pupazzo di neve, stupendo, hawaiano, e mi fa troppo ridere, l'ho preso sempre al castello di Limatola, ma tipo 2-3 anni fa, è stupenda, mi fa ridere, con gli infradito, ed è sfiziosissima. Poi abbiamo messo questi piatti qui alla colonna, qui di solito abbiamo altre cose, però per Natale li mettiamo sempre, che hanno appunto raffigurato Babbo Natale, sono troppo carini. Poi abbiamo queste stelle di Natale stupende che abbiamo appeso ai lampadari, sono bellissime e danno questo senso così di Natale. Dare un tocco anche all'orologio perché mi sembrava spoglio, ci ho messo questo coso di palline rosse che fa ridere, però è carino. Poi abbiamo su quest'altra parete Babbo Natale che si sta arrampicando per andare a portare i regali, per questo mi fa ridere, però è carino, è un tocco comunque natalizio. Ci sta mia mamma che sta cucendo, sta facendo regalini, le cose fatte a mano, va bene, si vergogna, non si vuole far riprendere. Andando in salone abbiamo quest'altro addobbo natalizio che è carino, tipo scacciapensieri con questi quasi pendenti che suonano di Babbo Natale, che è un regalo che fece un'amica di mia mamma a mia madre, però questo ce l'abbiamo da tanto tempo, è troppo carino, mi piace molto. E poi qui abbiamo subito l'albero. Vi dico che questi tipo di addobbi sono tutti nuovi, perché comunque noi la casa l'abbiamo fatta Natale scorso. Figuratevi che a Natale scorso non stavamo ancora neanche qui perché era ancora in ristrutturazione, quindi è tutto nuovo come addobbiamo quest'anno. Prima non era affatto così, c'era il legno, era proprio diverso. Comunque, quindi da quest'anno in poi sarà così. Abbiamo quindi questi scalini che portano al salone. Chicco che sta sempre a fare fattacce, a fare guai, lo sa lui che combina coi pupazzi. E poi abbiamo quindi l'albero. Sotto abbiamo, vabbè, una caterva di regali, di pensierini, di cose da mangiare, insomma un sacco di cose che poi ovviamente daremo ad amici e parenti. E poi l'albero che prima non si vedeva per niente bene, col bianco e l'argento.
invece abbiamo il camino, cioè la legna che dobbiamo accenderlo, quindi siamo in procinto. Abbiamo il camino nuovo, ovviamente, perché pure prima ce l'avevamo, però era diverso, era un altro e stava da un'altra parte. Ci abbiamo tenuto tanto, tranne mia mamma, che era una scocciatura per lei fare di nuovo il camino perché sporca, perché qua la bla bla la legna, noi l'abbiamo voluto. E quindi c'è il camino con tutti questi addobbi, adoro pure addobbarlo sia durante l'anno che a Natale, è stupendo. Questa ghirlanda l'ho fatta sempre io. Sembro, non so perché abbia visto Natale in casa Cupiello, quando Luca Cupiello dice questo pure l'ho fatto io, che è tutto fiero delle cose che ha fatto lui. Comunque, se non l'avete visto, è stupendo, è uno dei nostri film preferiti, vedetelo. Cioè veramente opere teatrali, non film. Commedia, ecco, mamma mi corregge, e ci piace tantissimo, facciamo sempre le battute, boom, stupidaggi. E quindi questo pure l'ho fatto io e ci abbiamo messo a bere addobbi vari, stessa tecnica dell'altro che c'è fuori la porta. Poi abbiamo questo qui, le lucine che girano tutto intorno, i pasticcini natalizi e le candele con questi addobbi appunto natalizi. L'angelo, mia sorella mi dice, ti sei dimenticata l'angelo, pure questo ci abbiamo un sacco di tempo, è troppo carino, mi fa ridere. E poi ti fa ridere tutto, è perché sono carina. Qua abbiamo Babbo Natalino hipster, sembra, mi fa troppo ridere per questo, col cappello a maglia lunga, tipo i leggings, ma che è magro, fa ridere per questo. Raga, vi giuro, non l'abbiamo messo noi, manca a fare apposta, ma che dobbiamo riprendere i cuscini, si è messo seduto. Ecco qua Chicco con i cuscini. Allora, questo cuscino di Natale è stupendo, sempre queste cose qua carine prese sempre ai mercatini. Questo c'è appunto l'albero di Natale, mi piace un sacco. Mia sorella fa le mosse a Chicco per farci guardare. Ecco qua, mo scende. Poi da quest'altro lato il cuscino sempre in tema, però con le stelle di Natale, però questo molto bello. Poi ragazze, su questo mobile che abbiamo fatto ritingere tutto completamente di bianco, prima era marrone, era molto antico, è diventato proprio bellissimo adesso, abbiamo messo questo festone verde che non posso accendere perché la luce la stiamo utilizzando per tenere la luce appunto fotografica. Comunque il festone con tutte le palline, gli addobbi natalizi. Poi abbiamo questo Babbo Natale, pure l'ho preso tanti anni fa a San Gregorio Armeno. Wow, non so quante cose abbiamo preso nelle cose di Natale. Comunque questo è stupendo, c'ha tutta sta barba morbida, è troppo carino con le gambe in spaccata. E poi abbiamo natalizio, pure questo è troppo carino. Questo è stato fatto a mano dalla mamma di Federica, che fa queste cose in ceramica troppo belle. Poi abbiamo, vabbè, il centro di Natale. Poi ho preso questo qua, non sta qua in realtà, però ve lo volevo mostrare. Questo pure è troppo carino che si monta, è in legno con tutti gli addobbi. Questo è un albero natalizio che suona anche. Vabbè, sto Babbo Natalino, sta campanella pure è carina, così natalizia. E poi questo è fatto a mano, dipinto, l'ha portato mia sorella da Praga. È bellissimo. Che a Praga c'è la tradizione appunto delle uova di Natale. Infatti c'erano queste uova natalizie dipinte ovunque, troppo troppo belle. E appunto c'è scritto Praga dietro. E ragazzi, se non siete andati a Praga e pensate di fare un viaggio, andateci, perché è economicissima ed è molto molto bella. Mi è rimasta proprio nel cuore, dicono che sia la Parigi dell'Est, davvero stupenda. Niente ragazze, vi lasciamo mentre mia sorella parla con l'amica. E al prossimo video, spero questo video vi piaccia.